quello di stasera è il primo di tre incontri dedicati ad alcuni tesori della città di Brescia. Questi incontri fanno parte di una proposta che si intitola l'Officina dei Saperi, per cui utenti della biblioteca, esperti in qualche campo particolare e desiderosi di condividere il loro sapere con gli altri, danno la loro disponibilità appunto a tenere questi incontri. Di solito il sabato mattina o nel tardo pomeriggio in orario di apertura della biblioteca. Da parte nostra come amministrazione un ringraziamento davvero sentito a chi ha ideato questo progetto che è iniziato qualche anno fa e adesso sta affermandosi anche nel sistema bibliotecario di Valtroppi, ovvero innanzitutto il nostro bibliotecario Marco Ardesi, d'azzurro vestito oggi, e grazie in realtà a tutti gli operatori della biblioteca, a partire da Alessandro Tudeschini, l'altro nostro bibliotecario, e poi tutti i volontari che in veste e forma diversa gravitano intorno a questo luogo e lo fanno vivere di vita così varia e ampia. Stasera è con noi Teresa Benedetti e chiaramente il nostro ringraziamento forte anche a tutti coloro che si sono dati disponibili a partecipare quest'anno all'Officina dei Saperi. A te la parola e grazie davvero. Ringrazio innanzitutto Marco per la possibilità di aver così portato qui a Concesio questa serie di incontri dedicati alla scoperta di alcuni tesori legati alla nostra città. E ringrazio voi per la partecipazione che, avviandoci verso la stagione estiva, è sempre un po' un rischio proporre giornate di questo tipo, proprio perché il caldo, diciamo, che non invita ad uscire o comunque magari a dedicarsi a queste cose che magari sono più così per la stagione invernale. Come detto, quello di stasera sarà il primo di una serie di tre incontri. Partiremo proprio con la scoperta della Pinacoteca Tosio Martinengo. Approfitteremo poi della presenza ancora per un mese della mostra di Tiziano Santa Giulia per andare ad affrontare quella che è la stagione forse più gloriosa della pittura bresciana, che è quella del Cinquecento, andando ad analizzare un po' le personalità dei suoi artisti di punta, Moretti e Romanino in primis. E concluderemo poi con una sorta di viaggio dentro il viaggio, andando un po' ad esplorare le sponde del lago Liseo, arrivando fino alla media Val Camonica, andando a scoprire i borghi e soprattutto le chiese dove Romanino ha lasciato alcune delle sue testimonianze artistiche più significative. Come detto, partiremo questa sera proprio con la scoperta della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, un gioiello restituito alla città, come recita il titolo della serata. La Pinacoteca è stata riaperta il 16 marzo scorso dopo 9 anni di chiusura, riaperto nel suo massimo splendore, e quindi è proprio un po' un'occasione per andare a riscoprire questo museo molto, molto importante. La Pinacoteca Tosio Martinengo nasce nel 1851. È importante però andare a definire almeno due punti importanti che hanno portato alla nascita di questo museo. Innanzitutto, la Pinacoteca è nata grazie alle donazioni di due importanti cittadini che poi andremo a conoscere nel corso della serata. E secondo punto fondamentale è stata la sensibilità dell'allora comune di Brescia. Siamo in un periodo che va, siamo nella prima metà dell'Ottocento, un periodo in cui ci sono soppressioni di ordini religiosi, di confraternite, molte opere rischiano di andare perse, in alcuni casi addirittura distrutte. Siamo anche in un momento storico in cui Brescia e altre città subiscono una sorta di riassesto urbanistico e di conseguenza venivano anche abbattuti non solo edifici civili ma anche religiosi.
Quindi il fatto che il comune di Brescia decise di andare a salvaguardare, a proteggere tutta una serie di opere d'arte, andando a stampare e quindi a conservare anche le pitture murali, gli affreschi, è stata un'opera di notevole sensibilità, non frequente per il periodo storico in cui siamo, anche perché non c'era al tempo una concezione di opera d'arte come abbiamo noi oggi. Le opere d'arte non venivano considerate di un valore intrinseco come possiamo dare noi oggi ad un dipinto, e di conseguenza non vi era neanche una legislazione che andava a tutelare edifici e tantomeno opere d'arte. Quindi quello fu sicuramente un gesto di rara frequenza. Stasera, per presentare appunto la Pinacoteca, l'incontro sarà suddiviso sostanzialmente in due parti. Avremo la prima, che andrà un po' a fare chiarezza sulle vicende storiche che hanno portato alla nascita di questo museo. La seconda invece ci addentreremo in maniera più specifica, attraverso un percorso cronologico, in quelle che sono le opere più importanti, andando a conoscerle un pochettino meglio. Sicuramente, come detto, la Pinacoteca nasce nel 1851, dobbiamo però fare alcuni passi indietro per arrivare a questa data. E andiamo così al 1834, l'anno in cui il comune di Brescia riceve in donazione dal conte Paolo Tosio tutta la sua collezione immensa, fatta di dipinti, di stampe, di cammei, manoscritti, una collezione vastissima, sculture, ma è una collezione che risulterà poi disponibile solamente nel 1836, anno della morte del conte Paolo Tosio. Altro aspetto importante avverrà nel 1839, anno della morte della moglie di Paolo Tosio, la contessa Paolina Bergonzi. Con la morte infatti della consorte verrà disponibile al comune anche la residenza di famiglia, quindi Palazzo Tosio. La Pinacoteca nasce infatti nel 1851 proprio in Palazzo Tosio, non è altro proprio che l'apertura al pubblico della collezione privata del conte. Ma chi era questo personaggio così eclettico? Il conte Paolo Tosio, che vediamo qui ritratto in questo dipinto di Luigi Basiletti, amico e collaboratore del nostro conte, era nativo di Asola, era figlio di proprietari terrieri, aveva studiato giurisprudenza a Bologna, una delle università più prestigiose presenti in Italia, e da sempre era amante della cultura, che di stampo fondamentalmente classico aveva potuto poi approfondire nel corso dei vari anni. Possedeva una biblioteca vastissima, i suoi interessi spaziavano dalla letteratura alla botanica, alla musica, alle arti, con una particolare predilezione proprio per la pittura del Cinquecento e del Seicento. Proprio questa sua passione lo portò a frequentare il mercato antiquario, mostrando di avere un occhio davvero esperto, perché fece degli acquisti davvero importanti. Se Brescia può vantare oggi la presenza di due Raffaello, è proprio grazie all'acutezza che Paolo Tosio dimostrò sul mercato. Certo, comprare un Raffaello è entrare nella collezione di Paolo Tosio nel 1821, era sì un colpo di fortuna, ma Raffaello era comunque un artista già conosciuto. Un altro discorso è incontrare oggi nella sua collezione dipinti come di Lorenzo Lotto, dei nostri Moretto Romanino piuttosto che di Moroni, pittori che al tempo non erano ancora conosciuti, e questo mostrava quindi la profonda cultura di Paolo Tosio. Tra l'altro nell'archivio di famiglia sono conservate delle lettere che testimoniano la fitta corrispondenza che il conte aveva con artisti, collezionisti, antiquari, con cui si confrontava proprio per
stampi di parere su cosa acquistare, quali erano gli artisti che stavano un po' emergendo nella storiografia artistica. Tra l'altro, Paolo Tosio era un uomo estremamente di larghe vedute, un progressista, un moderno, e amava aggiornarsi anche agli artisti a lui contemporanei, pittori che oggi magari sono famosi, ma al tempo erano ancora pressoché sconosciuti. Infatti Paolo Tosio amava molto frequentare Milano, in particolare nelle esposizioni alla Pinacoteca di Brera, e proprio qui rimase letteralmente ammaliato da questo dipinto. Iniziamo già a capire perché Paolo Tosio era assolutamente moderno. Non abbiamo davanti un'opera classica, non abbiamo davanti una Madonna con un bambino, oppure il ritratto di una nobile donna che andava tanto in voga, e ritratti molto amati da Paolo Tosio, era un genere che amava tantissimo. Ma siamo di fronte ad un tema sociale. Bene, il pittore che abbiamo davanti, Paolo Tosio, poi fece di tutto per acquistare questo dipinto, per portarlo nel suo palazzo, tutt'oggi è conservato nella Pinacoteca di Brescia, è di Francesco Hayez. Un pittore forse del romanticismo italiano per eccellenza, noto per il famoso bacio conservato alla Pinacoteca di Brera, al tempo però era un artista ancora emergente. Paolo Tosio ebbe in un certo senso coraggio a comprare un dipinto anche poco comprensibile forse per le persone che poi ruotavano nel suo palazzo, proprio perché trattava un dramma sociale. Infatti Hayez raffigura in questo dipinto il momento in cui i profughi di Parga decidono di lasciare la città e di dirigersi verso la Cefalonia, proprio nel momento in cui Parga viene data un po' come merce di scambio dagli inglesi all'impero turco, all'impero ottomano. Quindi gli abitanti, non volendo assolutamente sottomettersi alle angherie dell'impero ottomano, decidono così di migrare. Un clima quanto attuale. La modernità e il modernismo di Paolo Tosio si deve però anche nell'attenzione al volere a tutti i costi un'opera dello scultore a lui contemporaneo più importante del tempo, Antonio Canova. Siamo infatti intorno ai primissimi anni del 1800 quando Paolo Tosio, approfittando della presenza di Luigi Basiletti, l'amico collaboratore che gli aveva realizzato il ritratto, che tutt'oggi è proprio all'inizio della Pinacoteca Tosio Martinengo, approfitta quindi della presenza di Basiletti a Roma per contattare Canova e per ottenere una scultura. Tra l'altro Paolo Tosio era rimasto ammaliato dalla psiche della famosa scultura Amore psiche di Paolo Tosio, e quindi voleva a tutti i costi anche lui una psiche da mostrare, da sfoggiare nel suo palazzo. Canova, che ormai era anche al termine della sua carriera, aveva ancora numerosissime commissioni da finire e non riuscì a soddisfare in pieno il desiderio di Paolo Tosio, ma decise comunque di realizzare questo busto bellissimo che raffigura il Nuova d'Este, la principessa tanto amata da Torquato Tasso, proprio per andare anche a elogiare e a rendere più vivo l'interesse che Paolo Tosio aveva verso la cultura, le arti e soprattutto le lettere, realizzando quindi quest'opera davvero molto, molto bella. La cosa interessante è che nel tempo, arricchendosi di così tante opere d'arte, Palazzo Tosio diventa una sorta di cenacolo culturale, frequentato da personaggi illustri non solo di Brescia, ma provenienti anche da altre parti d'Italia e dal mondo. Un palazzo bellissimo, tra l'altro realizzato, le stanze sono state sistemate nel corso del tempo da Rodolfo Vantini, in particolare, grande architetto bresciano, proprio su misura delle opere d'arte che venivano esposte nelle determinate stanze. Non so se qualcuno di voi è stato alle giornate del Fai di primavera, ma
il Palazzo Tosa è stato recentemente restaurato in alcune parti e sono così rese visibili alcune stanze di dimensioni diverse, con anche finestre di dimensioni diverse, proprio per andare a giocare molto anche con la luce. Quindi un palazzo proprio pensato su misura di opera d'arte, questo è un elemento importantissimo e vedremo poi anche il perché. Ma la cosa significativa è che questo cenacolo culturale, questo cenacolo Tosi, come chiama poi Luigi Basiletti in questo dipinto, lo porterà poi questo palazzo a comparire anche nelle guide di viaggio del tempo. Quando si parlava di Brescia, il Palazzo Tosi compariva come un luogo imperdibile perché ricco di meraviglie. Però si pone ben presto un grosso problema. Abbiamo detto che la Pinacoteca aprì nel 1851, quindi il Palazzo Tosi viene aperto alla cittadinanza in quell'anno. Il comune vuole ovviamente però esporre e mettere supporto dalla cittadinanza anche tutte quelle opere che aveva salvato da chiese e palazzi, ma si pone subito un grossissimo problema: lo spazio. Palazzo Tosi è fatto su misura delle opere possedute dal conte, delle opere già esposte, e di conseguenza materiale in più non ci sta. L'occasione però sembra proprio presentarsi nel 1886, alla morte di questo signore che vediamo dipinto in questo ritratto di Modesto Faustini. Si tratta di Francesco Leopoldo Martinello da Varco, un patriota, un condottiero dell'allora governo provvisorio di Venezia, di formazione militare ma anche amante della cultura. Possedeva una biblioteca di circa 5.000 volumi, donata anch'essa al comune di Brescia con manoscritti antichi che oggi fanno parte del fondo della biblioteca comunale. Bene, alla sua morte, nel testamento, Francesco Leopoldo specifica che lascia il suo palazzo al comune, ma il comune lo deve usare come sede della Pinacoteca. Stiamo parlando dell'attuale sede della Pinacoteca Tosi Martinengo, Palazzo Martinengo. Quindi, ben presto il comune inizia a trasferire tutte le opere salvate dalle varie soppressioni, dalle distruzioni e quant'altro, e le confida a Palazzo Martinengo, mentre in un primo momento decide di lasciare anche come unico una collezione del conte Paolo Tosi nel suo palazzo. Le collezioni verranno finalmente riunite nel 1901 grazie al senatore Ugo da Como e venne nominato il direttore unico Giulio Zappa, che iniziò lo studio scientifico delle opere presenti nella Pinacoteca, che aveva ormai sede a Palazzo Martinengo, quindi la sede attuale dell'attuale Pinacoteca. Scoppia però la Prima Guerra Mondiale, tutto si ferma, Giulio Zappa viene arruolato, va in guerra e muore. Quindi lo studio da lui iniziato verrà portato poi avanti da Nicodemi, che nel 1927 pubblica il primo catalogo della Pinacoteca Tosi Martinengo, che fino a poco tempo fa è stato ancora uno strumento di utilizzo, dato che la chiusura della Pinacoteca, che è stata lunga, 9 anni, ha portato però nel frattempo a compiere studi sulle opere approfonditi, mai fatti prima, studi soprattutto scientifici, perché le opere sono state sottoposte a radiografie, a riflettografie, a prelievi, proprio per capire bene. Si è arrivati anche a fare delle attribuzioni che prima non erano state fatte, e a produrre due importanti cataloghi che sono stati pubblicati qualche anno fa. Quindi la Pinacoteca è giunta a noi oggi, riaperta nel suo splendore, ma anche ormai con uno studio scientifico di un certo rilievo. Addentrandoci ora nelle collezioni, la Pinacoteca oggi espone una parte assolutamente selezionata di opere, ma nei depositi ce ne sono tantissime. Non le so quantificare, ma sfioriamo sicuramente quasi le 2000 opere, tra dipinti, affreschi strappati e sculture. Quindi è un patrimonio davvero immenso. Quando andate a visitare la Pinacoteca vedete solo una minima parte di quello che c'è.
perché ovviamente anche tutti i dipinti, magari qualitativamente meno significativi, non sono esposti anche per motivi di spazio, ma c'è tutto un mondo dei depositi che è assolutamente di primo ordine. E la Pinacoteca oggi, nel nuovo allestimento, parte dal gotico internazionale, quindi dalla metà del 400. Si è deciso, per motivi di spazio ma anche per una funzione più semplice del visitatore, di non esporre la parte medievale, perché si tratta per lo più di affreschi strappati, spesso in stato frammentario del XIII-XIV secolo, che sono spesso anche di difficile lettura e di difficile comprensione, anche se sono stati tutti studiati e catalogati. Si parte quindi dal periodo forse più bello per Brescia, quello del 400, il periodo che ha portato la città a rinascere da un punto di vista sociale, culturale e anche urbanistico. È l'anno in cui, nel 1404, arriva Pandolfo Malatesta da Rimini, signore importantissimo che fondò una signoria molto importante a Brescia. E soprattutto, proprio grazie alla presenza di quest'uomo così importante, che portò un forte rinnovamento in città, arrivò nel 1414 Gentile da Fabriano, che lavorò nella cappella del Palazzo del Corletto, una decorazione bellissima, come riportano le cronache del tempo, ma che purtroppo è stata perduta. E rimangono solamente queste tracce di edifici cittadini nell'attuale sottotetto del Corletto, probabilmente una rappresentazione di quella che poteva essere Brescia nella rinascita gotica. Come potete osservare, queste casette presentano delle aperture con delle bifore trilobate, quindi uno stile architettonico proprio tipico del tempo. E le fonti ci ricordano che Gentile da Fabriano aveva realizzato anche una bellissima tavola con un San Giorgio e la principessa, purtroppo perduta. Tra le opere però più belle esposte in questa prima sezione della Pinacoteca vi è proprio un San Giorgio con la principessa, che non è quello di Gentile da Fabriano. È un'opera ancora assolutamente enigmatica. Il San Giorgio e la principessa era un tipo di iconografia che calzava pennello con il clima cortese del tempo. Molti artisti in tutta Italia e anche diciamo oltre, che la Francia era un grande centro culturale del tempo, si dedicò alla realizzazione di dipinti con questo tipo di iconografia. Qui vediamo ad esempio un'opera di Paolo Uccello, proprio perché il cavaliere che arriva sul destriero bianco a salvare la gentile donzella da questo mostro era proprio in linea con il clima cortese del tempo, con il clima di corte. Questa tavola è molto interessante, anche se qualitativamente ha qualche così debolezza, questo cavallo è un po' troppo grande rispetto alle proporzioni con il resto della composizione. È una tavola che viene dalla chiesa di San Giorgio a Brescia, la chiesa che sta proprio davanti al Museo Diocesano in via Gasparo da Salò, dedicata proprio a San Giorgio, il santo cavaliere per eccellenza. Come detto, è un dipinto ancora assolutamente enigmatico, perché nonostante sia stato sottoposto a qualsiasi tipo di indagine scientifica, non si è ancora arrivati a capire quale artista, chi possa averla realizzata. Del resto è una personalità sicuramente molto complessa, perché come possiamo vedere da alcuni particolari, l'opera presenta degli inserti in rilievo in pastiglia dorata, e come potete vedere in particolare delle lumeggiature, delle scaglie del drago sono fatte in punta d'oro. Ovviamente questo fa pensare anche ad una committenza di un certo rilievo, proprio perché l'utilizzo della folla d'oro era un materiale al tempo molto costoso, ma ci fa anche riflettere gli studiosi sulla presenza di una personalità molto, molto, molto importante, probabilmente non solo un pittore, ma anche un artista che lavorava all'oreficeria e probabilmente anche la miniatura, proprio per l'accuratezza dei particolari nell'esecuzione dell'opera.
Il 400 però per Brescia significa anche la nascita di uno dei pittori, dei suoi artisti di punta, Vincenzo Foppa. Vincenzo Foppa ha il merito di essere l'artista che ha portato il umanesimo in Lombardia, l'umanesimo in cultura. E nonostante sia nativo di Bagnolomella, Vincenzo Foppa svolge però gran parte della sua attività fuori Brescia, in particolar modo a Milano, a Pavia e anche una parentesi importante di Liguria. E ha appunto il merito di aver portato gli aspetti del Rinascimento in pittura. Era un artista estremamente aggiornato, molto colto, e soprattutto nel suo soggiorno a Milano guarda quello che era l'architetto del Rinascimento più importante del tempo, Bramante. In questo affresco strappato che è conservato a Brera vediamo come Vincenzo Foppa assimila subito il linguaggio architettonico di Bramante. Qui siamo davanti all'illusionistico sacello di Santa Maria presso San Santino a Milano, quando Bramante sperimenta la profondità illusoria. Sembra un gattino ossidale, ma in realtà è tutto un gioco illusionistico. E subito Vincenzo Foppa, in questo affresco, sembra prendere un po' la lezione di questo grande architetto. Vincenzo Foppa tornerà a Brescia ormai anziano, nel 1489, quando gli viene commissionata la decorazione dell'allora loggia della città, con scene di carattere profano. E in Pinacoteca sono conservate due opere della sua tarda attività. Questa Palla della Mercanzia, dove vediamo la Madonna con Bambino tra i Santi Faustino e Giovita, un'opera ormai di un artista a fine carriera, ma che dimostra però molto bene quello che è lo stile che lo ha contraddistinto, ovvero l'utilizzo di questo incarnato grigio, che rendeva le figure più materiche, più vere, più reali, una sorta di preludio a quella pittura della realtà a cui i pittori lombardi e bresciani in particolare svilupperanno nel corso del Cinquecento, una pittura della realtà a cui guardò anche il giovane Caravaggio, come attestava anche Roberto Lunghi, uno dei più importanti storici dell'arte che abbiamo avuto in Italia. E anche in questa altra opera, realizzata, pensate, nel 1512, pensate, siamo davvero ad un artista quasi novantenne, un artista che forse come nessun altro godeva di una stima incredibile, tanto che il comune di Orzinuovi, per realizzare lo stendardo ufficiale, che era stato anche un momento per andare a celebrare la liberazione dalla gravissima pestilenza che aveva colpito l'Italia settentrionale sulla fine del 400, notiamo infatti la presenza di San Sebastiano e di San Rocco sul verso dello stendardo, quindi una committenza importante chiama Vincenzo Foppa per realizzare questo stendardo, ma è un artista che ha dato tantissimo, ha portato tantissime innovazioni in pittura, ma è ormai rimasto un passo indietro rispetto a tutto ciò che sta arrivando. Abbiamo detto che quest'opera è del 1512, l'angelo in voga ancora molto bizantineggiante. Nello stesso anno gli artisti giovani stanno già realizzando cose di questo tipo. Qui abbiamo la parte anteriore dell'ante d'organo realizzato per il Duomo Vecchio di Brescia, oggi conservata però al Louvre, e questa parte è stata realizzata da Floriano Ferramola. Vediamo come gli artisti di primo Cinquecento sono ormai proiettati verso il mondo veneto, il cromatismo, l'utilizzo dei colori accesi, una maggiore concezione della prospettiva. E se osserviamo anche il retro, con i Santi Faustino e Giovita realizzati da Moretto, vediamo come le figure, basti vedere semplicemente la santa che vediamo comparire ancora sulla sinistra, hanno una forma e una vitalità assolutamente diversa. Arriviamo ad un capitolo molto importante della nostra Pinacoteca, la presenza dei due Raffaello a Brescia. Mm-hmm.
Angelo compariva in realtà negli inventari di Paolo Tosio come ritratto di giovinetto. Paolo Tosio intercettò questa tavola sul mercato antiquario di Firenze e riuscì ad acquistarla nel 1821. Nel corso dei vari